uomini e donne. Maria De Filippi scioccata. La scoperta shock su Brando e Frikian. Il pubblico sconvolto. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il percorso di Brando e Frikian nel programma Uomini e Donne sembra avvicinarsi a una conclusione, nonostante un iter costellato di dubbi e tensioni. Giunto nel settembre scorso insieme a Christian, che ha già fatto la sua scelta, Brando ha trascorso diverse puntate in uno stato di incertezza. Anche se non ha ancora fatto una scelta definitiva, le anticipazioni lasciano intravedere un barlume di decisione. Il tronista ha vissuto momenti difficili, tra crisi emotive, litigi accesi, accuse e momenti di commozione. Anche le sue corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, appaiono ormai esauste dalla sua indecisione. L'ultima volta che li abbiamo visti, Beatriz aveva accusato Brando di preferire la rivale solo perché in lacrime. Un'accusa che ha coinvolto anche la redazione nella ricerca di un filmato compromettente. In un recente sviluppo, dopo un confronto acceso, sia Beatriz che Raffaella hanno deciso di non presentarsi in studio, in una mossa che sembra voler dare una scossa a Brando per indurlo a una decisione. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Brando è rimasto sorpreso e dispiaciuto per la loro assenza, ma non si è mostrato particolarmente turbato. Ha dichiarato di aver riflettuto a lungo e di essere giunto a una decisione. Se Beatriz e Raffaella dovessero tornare in studio, nella prossima registrazione, Brando potrebbe finalmente annunciare la sua scelta. Questo lungo percorso nel programma è stato segnato da alti e bassi emotivi, ma sembra ormai prossimo al suo epilogo. Gli spettatori di Uomini e Donne attendono con trepidazione il prossimo capitolo di questa storia. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.